Capitolo 5. Un giorno Virginia e il suo cavaliere, il giovane duca di Cheshire, uscirono a cavallo. Saltando una siepe, la fanciulla si strappò il vestito e, tornata a casa, preferì passare dalla scala di servizio per non essere vista. Mentre attraversava il corridoio, vide la porta della sala degli arazzi aperta. Ebbe l'impressione di vedervi dentro qualcuno e, pensando si trattasse della cameriera di sua madre, si affacciò per chiedere di rammendarle il vestito. Con sua immensa sorpresa trovò invece il fantasma di Canterville in persona. Era seduto accanto alla finestra e guardava assorto le chiome degli alberi che andavano ingiallendosi e la danza delle foglie cadute lungo il viale. Aveva la testa appoggiata a una mano e appariva davvero molto depresso. Sembrava così disperato e mal ridotto che la piccola Virginia, in cui in primo impulso era stato di fuggire, ne ebbe compassione e decise di provare a consolarlo. Il passo della fanciulla era così leggero e così pesante e la malinconia del fantasma che lui non si accorse della sua presenza finché lei non gli volse la parola. Mi spiace tanto per lei, cominciò Virginia. I miei fratelli però domani cominceranno la scuola. Andranno a Eton, perciò se lei si comporterà come si deve, nessuno la disturberà più. È assurdo chiedermi di comportarmi come si deve, rispose il fantasma, volgendomi stupito verso la graziosa fanciulla che aveva il coraggio di parlargli. Semplicemente assurdo. Io devo far risuonare le mie catene, devo gemere attraverso i buchi delle serrature, devo vagare di notte. È la mia unica ragione di esistere. Non è affatto una buona ragione, e lei sa benissimo di essere stato molto, ma molto cattivo. Il giorno stesso del nostro arrivo, la signora Amney ci ha raccontato che lei ha assassinato sua moglie. Beh, lo ammetto, rispose il fantasma con tono lagnoso, ma si tratta di una questione di famiglia che non riguarda nessun altro. Ma è sempre sbagliatissimo ammazzare la gente, protestò Virginia con dolce energia. Sempre sbagliato, detesto le generalizzazioni. Mia moglie era una donna bruttissima che non mi laminava né pieghe delle camicie e di cucina non capiva niente. Ma come? Avevo preso un cervo nella foresta, un esemplare magnifico, e vuoi sapere come me lo fece servire in tavola? Beh, lasciamo stare, ormai non ha più importanza. Ma trovo sia stato poco carino da parte dei suoi fratelli farmi morire di fame, anche se l'avevo uccisa. L'hanno fatta morire di fame. Oh, signor fantasma, voglio dire, Sir Simon ha fame? Nella mia borsetta un panino. Lo vuole? No, grazie, non mangio più nulla. Comunque il tuo è un gesto molto gentile e tu sei molto più carina di tutto il resto della tua orribile, villana, volgare, disonesta famiglia. Basta, gridò Virginia picchiando un piede per terra. E lei è a essere maleducato, orribile, volgare. In quanto a disonestà, sa benissimo di avermi rubato tutti i colori per fare quella ridicola macchia di sangue in biblioteca. Prima mi ha preso tutti i rossi, compreso il vermiglio. Io non ho più potuto dipingere un tramonto. Poi mi ha rubato il verde smeraldo e il giallo cromo. E alla fine non mi è rimasto altro che il violetto e il bianco. E da allora ho potuto dipingere solo paesaggi al chiaro di luna, che sono molto deprimenti da guardare e difficilissimi da fare. Io non l'ho mai detto a nessuno quello che combinava, sebbene fossi molto seccata. E oltretutto era ridicolo. Dove si è mai visto una macchia di sangue color verde smeraldo? Beh, che altro potevo fare? È molto difficile procurarsi del sangue vero. Ed è stato tuo fratello Washington a cominciare con il suo maledetto super smacchiatore. Perché allora non avrei dovuto adoperare i tuoi colori? In quanto al colore, è una questione di gusti. I Canterville, per esempio, hanno il sangue blu. Il sangue più blu di tutta Inghilterra. Ma lo so che a voi americani queste cose non interessano. Cosa ne sa lei dell'America? Sa cosa dovrebbe fare? Dovrebbe viaggiare e migliorare la sua cultura. Mio padre sarà felice di darle un passaggio gratis. E una volta a New York, lei avrebbe un grande successo. Conosco un sacco di gente che darebbe 100.000 dollari per avere un nonno aristocratico. Figurarsi poi un fantasma di famiglia. Non credo che l'America mi piacerebbe. Forse perché noi non abbiamo né rovine né stranezze, disse Virginia sarcastica. Né rovine né stranezze, replicò il fantasma. Quanto alle rovine avete la vostra flotta e quanto alle stranezze avete le vostre buone maniere. Se deve offendere me ne vado. Buonasera. Vado a chiedere a papà di concedere ai gemelli un'altra settimana di vacanza. Ti prego, non te ne andare, signorina Virginia. Sono così solo e infelice e non so proprio cosa fare. Vorrei tanto andare a dormire e non posso, disse lo spettro disperato. Questo sì che è assurdo. Non deve fare altro che mettersi a letto e spegnere la candela. Difficile a volte rimanere svegli, soprattutto in chiesa, ma non è affatto difficile addormentarsi. Ma come persino i bambini sanno come si fa. Io non dormo da 300 anni, disse tristemente il fantasma. I begli occhi blu di Virginia si spalancarono per lo stupore. Da 300 anni non dormo e sono tanto stanco. Virginia si fece molto seria e le sue piccole labbra tremarono come petali di rosa.
Si avvicinò al fantasma e, mentre si inginocchiava accanto, fissò il suo antico volto avvizzito. Poverino, mormorò. Non c'è luogo dove lei possa dormire? Il fantasma ne rispose con voce sommessa e sognante. Sì, oltre la pineta c'è un piccolo giardino. Laggiù l'erba cresce lunga e folta. Lì ci sono i fiori bianchi della cicuta e l'usignolo che canta tutta la notte. Tutta la notte canta e la luna si china a guardare e l'albero di tasso distende i suoi giganteschi rami sui dormienti. Gli occhi di Virginia si inumidirono di lacrime e si nascose il volto tra le mani. Lei vuol dire il giardino della morte, il cimitero, sussurrò. Sì, la morte deve essere così bella, poter giacere nella morbida terra bruna, con l'erba che ondeggia lieve sopra il capo, e ascoltare il silenzio. Non avere né ieri né domani, dimenticare il tempo, perdonare la vita, essere in pace. Tu potresti aiutarmi, potresti aprire per me le porte della casa della morte, poiché all'amore ti è sempre vicino, e l'amore è più forte della morte. Virginia tremò. Un brivido gelido le corse lungo la schiena e per alcuni attimi ci fu silenzio. La fanciulla ebbe la sensazione di vivere come in un sogno terrificante. Poi il fantasma riprese a parlare e la sua voce assomigliava al sospiro del vento. La mia letta l'antica profezia che sta sulla grande vetrata della biblioteca. Oh, spesso, esclamò Virginia, la conosco benissimo. È dipinta in strane lettere nere ed è difficile da leggere. Sono solo 6 versi. Quando una bionda fanciulla apparirà e dalle labbra del peccato una preghiera strapperà, quando il mandorlo secco rifiorirà e l'innocente creatura le sue lacrime verserà, la casa tranquilla ritornerà e la pace su Canterville scenderà. Però non so cosa significa. Significa, disse tristemente il fantasma, che tu, la fanciulla bionda, devi piangere per i miei peccati, perché io non ho lacrime. E devi pregare per la mia anima, perché io non ho fede. E poi, allora l'angelo della morte avrà pietà di me. Vedrai ombre spaventose nell'oscurità e malvagie voci ti sussurreranno all'orecchio, ma non ti faranno male, perché contro la purezza di una creatura innocente come te, le forze dell'inferno non possono fare nulla. Virginia non rispose, e il fantasma si torse le mani in preda alla disperazione, guardando la bionda testa china della fanciulla. Improvvisamente, però, la ragazza si alzò, pallidissima e con una strana luce negli occhi. Io non ho paura, disse con fermezza. Chiederò all'angelo della morte di avere pietà di te. Il fantasma si alzò dalla sedia con un debole grido di gioia, ne prese la mano e inchinandosi gliela baciò con gentilezza ad alti tempi. Le sue dita erano fredde come il ghiaccio e le labbra bruciavano come una fiamma ardente, ma Virginia non tremò quando il fantasma la guidò attraverso la sala immersa nella penombra. Sul verde sgradito degli arazzi erano ricamati i minuscoli cacciatori. Loro suonarono, i loro corni e le loro minuscole mani le fecero cenno di tornare indietro. «Torna indietro, piccola Virginia!» gridarono. «Torna indietro!» Ma il fantasma la strinse ancora di più la mano e la fanciulla chiuse gli occhi. Orribile animale, con le code di lucertola e occhi stralunati, scolpiti sulla mensola del caminetto, le mormorarono: Attenta, piccola Virginia, attenta, potremmo non rivederti mai più. Ma il fantasma scivolò via velocemente e Virginia non li ascoltò. Quando arrivarono in fondo alla sala, il fantasma si fermò e borbottò alcune parole che la fanciulla non riuscì a capire. Virginia aprì gli occhi, vide il muro dissolversi lentamente come una nebbia e una grande caverna nera aprirsi davanti a loro. Un vento gelido li avvolse e Virginia sentì qualcosa che la tirava per il vestito. Presto, presto, gridò il fantasma, altrimenti sarà troppo tardi. Un attimo dopo la parete di legno si chiuse alle loro spalle e la sala degli arazzi tornò vuota.